Buongiorno e benvenuti a questo nuovo numero di programma politico. Come potete vedere è già cambiata la formula, i candidati a sindaco oggi sono due. Abbiamo inaugurato questo secondo ciclo, avrete già riconosciuto volti che stanno diventando noti e familiari alla mia sinistra Luigi Romandini e alla mia destra Massimo Brandi Marte, non sbaglio più. Complimenti. Però devo cominciare, sì, meno male, sto migliorando anch'io. Devo cominciare purtroppo con una doglianza, perché abbiamo finito il primo ciclo senza poter intervistare la candidata a sindaco Stefania Baldassari. Vi garantisco che le abbiamo provate tutte, tutti gli inviti formali, ufficiali, con i canoni tradizionali, e non siamo riusciti ad averla qui in studio. Noi ci siamo consultati qui con tutto lo staff e insomma siamo mortificati, ecco, siamo veramente mortificati, perché sembra quasi che, però questa è una mia impressione personale, una mia sensazione, sembra quasi che la dottoressa Stefania Baldassarri voglia quasi sottrarsi a un confronto pubblico, e di questo ci dispiace, perché il tempo è quello che è e queste sono le occasioni per conoscerci meglio in fin dei conti, no? Noi sì, a parole possiamo dirci qualsiasi cosa. Ogni candidato sindaco ha il suo programma, quindi magari si esercita e sarà capace di dirlo con un eloquio di quelli penetranti. Invece noi no, noi qui stiamo facendo un vero e proprio servizio pubblico, ci teniamo a dirlo, noi stiamo mettendo a disposizione il nostro impegno e le nostre professionalità per conoscere meglio colui o colei che andrà sul primo scranno di Palazzo di Città, e queste sono occasioni per conoscerci, anche se in questo momento siete appena 2000, ma per noi basta, perché poi ciascuno di voi diventa un vettore e si parla e ci si conosce, perché non abbiamo altre possibilità. Sinceramente non è che possiamo andare la sera dove fanno le cene per conoscere i candidati a sindaco, lo possiamo fare solo in questo modo. E tenete presente che davvero noi ci stiamo mettendo l'anima per fare questo. Chiusa la parentesi della doglianza, entriamo in studio. Prima di in onda ci siamo fatti un quarto d'ora di risate, lo dico io, credetemi sulla parola, che era veramente straordinario, male che non abbiamo registrato. Ma è stato un momento bellissimo. Dato la liberatoria, no, nessuno avrebbe dato la liberatoria. Senza fuori onda. Siamo rimasti sempre sul corretto, mai nessuna volgarità, nessuno scherno, però ci siamo divertiti da pazzi un quarto d'ora. E io vorrei continuare sulle ali di queste endorfine che ci siamo messi in circolo. È un altro candidato? Endorfine? Il tredicesimo candidato. Endorfine. Va bene. Neanche questo è molto conosciuto. Però piano piano conosceremo tutti, ci metteremo del nostro. Comincio in ordine alfabetico perché non voglio scontentare nessuno. Massimo Brandi Marte, ieri sera l'ordine degli architetti è arrivato prima in ordine di tempo e ha organizzato questo incontro con 9 candidati a sindaco. È stato un bel momento perché effettivamente ciascuno di voi ha tirato fuori quelli che sono i suoi programmi o i suoi progetti. Ecco, secondo te cosa è uscito fuori di cose belle, realizzabili, semplici, concrete, a costo zero magari? Innanzitutto precisiamo che le risate che ci siamo fatti prima derivano dal fatto che esiste uno spirito di amicizia e goliardico molto bello e forte tra me, Luigi, e anche Roberto, che è un professionista di questa trasmissione, che è un bel giornalismo forte, però fatto con eleganza e con signorilità, quindi complimenti alla trasmissione. Quella di ieri è stata una bella iniziativa, quella dell'Ordine degli Architetti. Si è parlato in modo molto generale, qualche volta anche generico, però anche quello serve.
lo spazio di tempo dedicato a ciascuno di noi per esporre le nostre è stato ovviamente ridotto, forse bisogna andare più nello specifico, però è emerso un dato comune, io penso, Luigi, nel senso che nessuno di noi voglia più una espansione della città, ma d'altra parte sono i fatti che parlano. Forse anche l'economia, cioè la legge della domanda e dell'offerta, perché credo che non ci siano più imprenditori disposti ad investire, a scommettere su una urbanizzazione estesa. Taranto deve essere recuperata. Ci dobbiamo rifare il vestito che abbiamo, se non ce lo possiamo comprare nuovo, perlomeno ce lo facciamo fatto fare da un ottimo sarto, dal miglior sarto possibile. Cosa c'è scritto questa sera, Luigi Romandini? Qualcosa di buono a livello di input? Sicuramente quando ci si confronta c'è già un risultato positivo, che è quello appunto di scambiarsi idee, esperienze, stimoli. Diciamo che se dovessi sintetizzare quello che è avvenuto ieri, potrei dire che ci sono delle situazioni emergenti nella città che sono delle criticità, meglio, che sono condivise un po' da tutti, del resto tutti i cittadini si accorgono di quello che non va. Ci sono però dei metodi che secondo me sono abbastanza diversi, perché nella stragrande maggioranza dei casi io ho notato una sorta di elencazione dei problemi con l'auspicio, sembra quasi di leggere qualche vecchio ordine di servizio, ordine del giorno dei consigli comunali degli anni 60, 70, 80 e anche dopo, quando si auspicava che certe cose potessero risolversi. Io penso che invece sia necessario indicare con precisione quali sono gli strumenti per risolvere i problemi, penso che sia necessario indicare le coperture finanziarie per risolvere i problemi e per realizzare certi progetti, penso che sia necessario, cioè, essere più concreti. Tutti sappiamo che è necessario migliorare il traffico, migliorare la vivibilità, migliorare l'illuminazione cittadina o migliorare il traffico, però da questo a realizzare effettivamente queste intenzioni, beh, c'è di mezzo la competenza, cioè la conoscenza dei problemi e la capacità dimostrata di risolverli, e questo lo può dare soltanto chi ha un'esperienza specifica nel settore. Si è detto ieri che non esiste la laurea in sindacologia o per diventare sindaci, questo è vero, però c'è l'esperienza, c'è la vita di tutti i giorni, che sono un forte setaccio quando si deve scegliere tra chi deve fare qualcosa e chi invece semplicemente dice che bisogna farlo ma non sa come. Ieri sono usciti fuori tante belle idee. Io avrei voluto fare una domanda a tutti i candidati al sindaco ieri sera, ma non ho avuto la possibilità perché c'erano già e che hanno fatto le domande e hanno chiaramente esaurito tutto il tempo. Eravate in 9, 3 minuti ciascuno, era mezz'ora a domanda e quindi oltre le 3 domande non siamo riusciti ad andare. Io avrei chiesto, dopo la parentesi industriale tarantina, che possiamo parlare di 130 anni, no? L'avvento dell'arsenale, gli cantieri Tosi, raffineria, siderurgico, cementificio. Dopo questa parentesi industriale, possiamo pensare ad un recupero delle matrici ambientali, acqua, terra, aria, per pensare a un futuro sostenibile e naturale e rinnovabile per Taranto? Quando mi hanno chiesto di accettare questo sacrificio, come anche Luigi naturalmente, ho pensato di stilare un programma. Poi ho detto, vabbè, programma no, perché un programma lo presenta, si presenta alle Camere per ottenere la fiducia, sono elezioni legislative, non sono elezioni politiche. Allora forse delle linee guida, delle tematiche, forse neanche quello, perché la cosa diventa allora delle attenzioni. Taranto è una città in cui usciamo di casa, se usciamo con la macchina il primo problema che è l'ingorgo del traffico, quindi una città stretta, il problema della mobilità, il problema dei parcheggi è un problema importante, sì, grazie, un problema urgente che va risolto mica in settimana ma in 24 ore. Ora
Sapete qual è il problema numero uno? Il lavoro. Il lavoro è il problema dei problemi. Ieri raccontavo che uscendo di casa, ormai sistematicamente, penso che ve ne siete accorti anche voi, si trovano affissi sui muri dei bigliettini con la scritta «Cerco lavoro» e poi segue un numero di cellulare. Il lavoro è il problema dei problemi. Io penso che tutti quanti voi, telespettatori che state ascoltando, avrete in casa o tra i vostri parenti e amici persone che sono in attesa di prima occupazione, che si imbattono gravissimamente con il problema del lavoro. E allora tu dicevi la grande industria, l'arsenale militare, i massimi sistemi, il lavoro, l'economia. Io credo che noi dobbiamo imparare ad uscire dalla sudditanza della grande industria, dell'arsenale militare, ma uscire dalla sudditanza in generale e incominciare a correre con le nostre gambe, cioè recuperare un'economia, io la chiamo economia autosufficiente, cioè che si autoproduce, che è quella delle comunità basilari, cioè fondate sul commercio, sulle attività di ristorazione e sul turismo, che a Taranto possono diventare un qualche cosa di esplosivo e che già dovevano esserlo. Quindi bisogna puntare su queste attività. Bene. Io ho detto e ribadisco che il sindaco innanzitutto ha il dovere, e quindi il prossimo sindaco dovrà innanzitutto occuparsi di migliorare la vivibilità della nostra città, deve ripristinare i marciapiedi, deve ripristinare le strade che sono in gran parte dissestate e anche di più, deve ripristinare un'illuminazione che sia effettiva e non soltanto un'illuminazione pubblica e non soltanto formale o semplicemente così apparente, deve ancora combattere l'abusivismo, ma a parte questi bisogni primari c'è in effetti il problema del lavoro dei giovani. Un sindaco non può produrre direttamente lavoro, lo abbiamo scoperto e lo abbiamo studiato nei libri di scuola, però a parte la possibilità che il comune avrà di assumere direttamente adesso con le nuove riforme che sono addirittura di arrivo anche del personale, perché la macchina amministrativa del comune ha bisogno di nuove energie, di nuove competenze che dovranno essere soprattutto quelle dei giovani. Noi nel nostro programma di sindaco, nel programma di Luigi Romandini, sindaco di Taranto, che potrete anche andare a visionare sulla mia pagina Facebook che si chiama proprio così, Luigi Romandini, sindaco di Taranto, beh, noi abbiamo dei progetti che hanno un particolare significato. Innanzitutto sono dei progetti che provocano immediatamente lavoro perché devono essere realizzati. Faccio tre esempi: quello del parcheggio di 1000 posti in centro, poi c'è quello della cosiddetta piscina abissale di cui poi parlerò e poi quello delle serre idroponiche. Sono tutti quanti progetti che non solo daranno immediato lavoro perché bisogna realizzare queste strutture, ma poi creeranno lavoro stabile nelle varie strutture, perché per esempio il parcheggio dovrà funzionare e la piscina abissale con tutti i suoi connessi, come per esempio quello della medicina iperbarica, dovrà funzionare, e così pure le serre idroponiche per poter produrre agroalimentare di alta gamma, ma nello stesso tempo queste attività genereranno ulteriore ricchezza. Per esempio il parcheggio in centro di 1000 auto in via Pitagora, praticamente all'altezza di via Pitagora tra via Pupino e la rampa Leonardo da Vinci, libererà tantissimo il traffico del centro, lo ridimensionerà in maniera notevolissima, sarà possibile tornare in centro a fare acquisti, a fare anche, come diceva Massimo, avere la possibilità anche di fare degustazioni in ristoranti ed in locali che si apriranno. Però per esempio la piscina abissale consentirà anche delle abilitazioni per esempio lavori subacquei, lavori che sono molto richiesti attualmente nella Marina e anche in altre strutture non militari.
sono lavori che potranno essere effettuati dai nostri giovani, che potranno abilitarsi a questo tipo di lavoro ed essere anche richiesti lontani da Taranto, perché si tratta di abilitazioni di alta specialità che producono anche molto reddito per chi è capace di realizzarle. Queste strutture, parlo sempre per esempio della piscina abissale con tutti i suoi annessi e connessi. Una di quelle piscine che sta all'acquario di Genova? Eh sì, è qualcosa di simile, ma qualcosa di più complesso, perché è in pratica una struttura che non solo attirerà dei ricercatori, perché è possibile fare delle ricerche scientifiche particolari, tanto che c'è l'interessamento del CNR su questo progetto, e quindi ci saranno ricercatori che verranno da tutto il mondo. Sarà possibile effettuare interventi di medicina iperbarica sulle cosiddette ferite difficili, e quindi ci saranno pazienti, medici e sanitari che verranno qui per utilizzare questa struttura. Ci saranno poi anche delle attività ludiche come quelle dell'acquario, oppure dei risvolti addirittura cinematografici. Si tratta di strutture che già esistono altrove, che attirano molte presenze e che poi producono un indotto ulteriore di ristoranti, di bed and breakfast e anche comunque di strutture che ricettive. Quindi si tratta di mettere in moto una decina di meccanismi di questo genere che renderanno Taranto attrattiva e creeranno lavoro necessariamente, come è avvenuto e in maniera comprovata in altre zone d'Italia. Faccio un'incursione sul lato umano di entrambi. Ha mai fatto volontariato? Quanto tempo per rispondere? No, ci basta quello che dice, e noi ne prendiamo atto. Beh, potrei rispondere dicendo sempre, come del resto anche Luigi naturalmente, ho fatto volontariato in tutte le attività della mia vita, sia professionali che extra professionali. Cioè, volontariato significa servizio nei confronti dei terzi, nei confronti del prossimo, lo puoi fare attraverso il lavoro professionale, lo puoi fare attraverso mille altre attività, lo puoi fare tendendo una mano agli amici, tendendo una mano alle persone che ti chiedono un aiuto, un supporto, qualcosa. Cioè, l'uomo non è un'isola, noi non viviamo isolatamente, ma viviamo tutti insieme nella stessa barca. Vabbè, posso fare una citazione, ieri ne ho fatte tante, una che mi... Allora, voi ricordate il detto per chi suona la campana che sembra una cosa sfigata? Non è una cosa sfigata, perché c'era un signore, era un monaco inglese del 1700, che si chiamava John Donne, il quale diceva: ragazzi, il genere umano è un unico, noi non possiamo fare a meno dell'altro, stiamo tutti insieme. E allora, quando per caso vi capita di sentire il tocco di una campana, purtroppo non fate brutti gesti per favore, perché a quest'ora del pomeriggio non è consentito. Allora, quando sentite il tocco della campana, non vi domandate per chi suona la campana, perché la campana suona anche per te. Perché quando qualcuno di noi viene a mancare, quando qualche povero Cristo... Bravo, quando qualche povero Cristo tenta il gesto estremo, e purtroppo in questi ultimi tempi ce ne sono stati diversi di questi tentativi, cioè di gente che tenta di buttarsi nel vuoto dal lungomare, allora non ti chiedere per chi suona la campana, perché la campana suona anche per te, perché è un pezzo di te che se ne va. Siamo andati anche al di là di quella della risposta che chiedevo, perché io non è che volevo sapere. Versamenti per la ricerca scientifica o per le organizzazioni umanitarie. Io volevo sentire proprio il discorso di servizio, di collegamento. Diciamo che lo abbiamo sempre fatto, io l'ho fatto, anche se mi è stato insegnato che quando qualcuno pratica queste attività deve anche farlo in silenzio. Per cui chi mi ha conosciuto mentre espletavo queste attività, diciamo di volontariato, lo sa
chi non mi ha conosciuto non lo sa e probabilmente immagina che io sia lontano da quel mondo, e il resto è silenzio, diceva Shakespeare, visto che ormai ci sono tanti. Grazie per queste citazioni, perché stiamo volando alto oggi, vi ringrazio. Però la mano destra non sappia quello che fa la mano sinistra o viceversa. Soprattutto non faccia gesti apotropaici quando ci sono delle affermazioni. Ve l'ho detto come che quella. Sta continuando il fuori onda, secondo me. Va bene. Vuol dire che faccio io il serioso oggi, vi riporto alla realtà. Lo dico con il massimo del rispetto, anche la Marina Militare è a Taranto da oltre 130 anni, la gloriosa Marina Militare Italiana. Non so quanti ettari, credo che siano centinaia di ettari, credo 330 ettari, sono ad uso esclusivo della Marina Militare. La Marina Militare che ha ridotto praticamente le sue necessità, perché ormai è cambiato tutto, satelliti, guerra elettronica, non c'è più bisogno di presidiare. Perché, mi chiedo io, ma lo dico con il massimo del rispetto, da tarantino che è stato fiero di ospitare la Marina Militare, perché non servendo più queste aree non vengono restituite alla città? Chiedo se per caso la domanda è provocatoria. Vabbè, insomma, abbiamo vissuto in questa città, come ricordavi tu Roberto, voglio ricordare che mio padre era un dipendente del Ministero della Difesa. Io ho frequentato le spiagge militari quando ero ragazzo, c'era una bella pineta, il medico di famiglia diceva che io ero linfatico, non so che cosa volesse dire, avevo bisogno dell'aria di bosco, di pineta, e quindi là i miei mi ci portavano. Però dice John Lennon in una sua canzone, "War is over". Cioè la guerra è finita, ragazzi. La guerra è finita e allora noi non stiamo più sotto l'ala del militarismo, ma siamo sotto l'ala del civismo, e quindi, ragazzi, dobbiamo avere una città civica e dobbiamo averla in tutte le sue latitudini, mica soltanto da una parte. Quindi io penso che è arrivato il momento che dobbiamo recuperare a noi stessi, al nostro benessere, l'altra metà della città che per esigenze di carattere militare ci è stata negata, e penso che sia una cosa scontata, perché guardate, il discorso del muro dell'arsenale militare non deve essere banalizzato, cioè significa pensare in grande e pensare da adulti. Si tratta di certificare che una realtà militare è terminata e che adesso sono finiti anche alcuni privilegi, Sì. Va bene? Sì, e quindi dobbiamo recuperare spazi per la gente che non ce l'ha. C'è gente che è nata e si è trovata sempre di fronte a questo muro e che non ha mai visto un orizzonte. Non è giusto, non è legittimo, non è più consentito. La domanda poteva sembrare provocatoria, ma anche la chiusa non è da meno. Dottor Romandini, so che lei ha almeno due cose importanti da dire sulle zone demaniali che potrebbero essere dismesse dalla Marina Militare. Sì, direi che dobbiamo però fare anche una piccola premessa. Sicuramente le servitù militari cosiddette hanno privato la città e i cittadini di pezzi della nostra città molto importanti, molto belli, forse molto spesso i più belli, però dobbiamo anche dare atto che grazie agli insediamenti militari questi pezzi di Taranto così belli, così ameni, così straordinari sono stati anche conservati in uno splendore che probabilmente, insomma, sarebbe stato a rischio se la storia fosse andata diversamente. Dobbiamo recuperare tutto quello che non serve più agli insediamenti militari, e noi partiamo proprio nel nostro programma, nel mio programma di sindaco, che come dicevo prima prevede, oltre interventi ordinari, anche dei progetti che tutti quanti non sono dei progetti megagalattici o progetti semplicemente così sulla carta e fantasiosi, tutti quanti prevedono la copertura finanziaria o il meccanismo del progetto di finanza, e tra questi ce ne sono due che possiamo sicuramente ascrivere a questa sua domanda, cioè al recupero di insediamenti o luoghi militari
alla città. Il primo è proprio quello del parcheggio dei 1000 posti auto di cui parlavo prima, un parcheggio che occuperà la zona cosiddetta deposito acque distillate della Marina Militare, che si trova in pratica, come dicevo prima, tra via Pupino e la rampa Leonardo da Vinci. È una scarpata, lì verrà un parcheggio multipiano che avrà un impatto positivo non solo visivamente, perché sarà integrato nel verde, quindi ci sarà un meccanismo di verde con delle fitotecnologie che lo renderanno compatibile con l'ambiente circostante, anche molto gradevole alla vista pure a distanza. Nello stesso tempo queste malte con cui sarà costruito il parcheggio riusciranno ad assorbire, perché hanno delle particolari caratteristiche che non sono assorbenti? Assorbire soprattutto l'anidride carbonica, perché avranno, sì, non sto a spiegare il meccanismo che comunque potete vedere nel mio sito, perché sarebbe a captare il pulviscolo senz'altro nell'aria. E quindi praticamente non ci sarà un impatto negativo di anidride carbonica. Su questo parcheggio sarà previsto uno o anche più ristoranti panoramici su uno scenario che è magnifico e noi lo conosciamo. Nello stesso tempo all'interno del parcheggio sarà possibile anche ricaricare, ci saranno delle colonnine di ricarica delle auto elettriche e anche la possibilità di utilizzare il bike sharing, cioè il nolo delle biciclette. Devo aggiungere anche che di fronte a questo parcheggio attualmente c'è la Vittorio Veneto. La nave Vittorio Veneto può diventare una grandissima occasione turistica e anche di aumento del reddito della città, come avviene in tutte le altre città che ospitano delle navi museo. Qui dobbiamo chiarire anche questo: il comune non metterà soldi per restaurare la nave Vittorio Veneto, il comune semplicemente sarà quello che si dice in gergo e tecnicamente il soggetto proponente dei finanziamenti che dovranno arrivare e potranno arrivare per far sì che la Vittorio Veneto diventi un museo galleggiante. Museo che, come ho detto in altre occasioni, è una cosa diversa da una semplice mostra. La mostra è qualcosa di statico, qualcosa che fa vedere dei quadri, delle pietre o degli insetti. Il museo invece è una filosofia, è qualcosa che comporta la formazione, che comporta l'addestramento, che comporta lo studio, che comporta la ricerca, che comporta anche una possibilità di integrazione turistica con i nostri territori e anche con i territori lontani da noi. Io in questo momento penso anche a Taranto, all'internazionalizzazione di Taranto. Io dicevo ieri proprio a una giornalista che mi intervistava, Taranto deve dimenticarsi un po' dell'atteggiamento che ha Roma in questo momento, cioè quello di guardare al passato, ma deve imitare Milano, guardando al futuro. Milano è una città che guarda al futuro e in questa internazionalizzazione di Taranto io vedo molto bene, penso che vadano valorizzate due situazioni di cui forse ci siamo un po' dimenticati: il gemellaggio con Brest e il gemellaggio con Sparta. In tutto questo, anche se sembra un'evasione dalla sua domanda, ma non lo è, non ci dimentichiamo che abbiamo anche la famosa città spartana, che può diventare un volano importantissimo di tante altre cose. Io ne approfitto per dire che siamo gemellati anche con Donetsk, sì, che è una cittadina ucraina dove adesso c'è la guerra. Esatto. Siamo gemellati anche con questa città, ma sembra che non lo sappia nessuno e men che meno possa interessare qualcuno. E invece questo... lì c'è un focolaio di guerra tra russi e ucraini. E qui tutto tace, nessuno fa nemmeno. Ed è un'altra delle situazioni che dovranno essere sicuramente recuperate e bisognerà capire anche perché c'è questa, permettetemi la citazione, dannazio memoria, è vero Massimo? Già, dovunque, dappertutto, per qualsiasi cosa, è patologico il fatto. Adesso la faccio la domanda provocatoria, perché quando viene eletto il sindaco, il sindaco e la giunta danno l'indirizzo di azione politica, no? Però i veri detentori del potere sono i dirigenti e i funzionari comunali, quelli che stanno a capo dei dipartimenti, no?
e a volte, non tutti, ma qualcuno rema contro o rallenta l'azione, l'azione politica. Voi come pensate di garantirvi la fedeltà dei dirigenti e dei funzionari comunali? Grazie Roberto. Scusami se faccio un collegamento rapidissimo con quello che dicevi a proposito di Donetsk. Siccome io ci sono stato in quella, ho atterrato anche in quell'aeroporto, conosco bene quella realtà, che è una regione del Donbass, nella Repubblica Ucraina, dove ho conosciuto anche realtà di carattere penitenziario, eccetera. Anche se a me piace spostare l'asse dei gemellaggi verso altre realtà, cioè in aggiunta a quelle che ricordava Luigi. Ad esempio, a me piacerebbe moltissimo gemellarmi con Matera. Sarebbe l'ideale. È fantastico, perché è una città umile ma al tempo stesso grande, città proclamata della cultura europea, volitiva, tenace. Noi abbiamo da imparare da Matera, mica dobbiamo essere arroganti. E a Matera possiamo dare qualcosa attraverso le nostre risorse del mare, perché no? Uno scambio fantastico, poi dietro l'angolo Matera. Insomma, io pensierino all'aeroporto per Matera 2019 lo farei, Grottaglie a servizio di Matera 2019 lo farei. L'aeroporto di Grottaglie, quello civile, c'è già, non lo sapevi? Si chiama Mediterraneo. Ah, c'è già, esiste, c'è già l'aeroporto. Sì. Abbiamo un aeroporto a Taranto. L'abbiamo fatto ieri. Ah, bellissimo. Ok, ma poi ne parleremo. Va benissimo, d'accordo. Dicevi prima come recuperare la fiducia da parte dei dirigenti, cioè i dirigenti sono loro che devono recuperare la fiducia, innanzitutto, essendo dei dipendenti pubblici, quindi avendo fatto un giuramento, essendo al servizio della collettività, sono innanzitutto loro che devono garantire, fornire, rassicurare i cittadini e offrire e ottenere la loro fiducia. I dirigenti sono dirigenti, hanno delle responsabilità di carattere amministrativo e naturalmente se le devono assumere, però è il livello politico che deve dettare la linea e quello deve essere, però perché questo avvenga bisogna che ci sia una giunta comunale, una amministrazione comunale autorevole, competente come diceva Luigi, è forte. I dirigenti devono fare i dirigenti, ma la politica deve governare l'amministrazione comunale. Poi naturalmente ai dirigenti, ma a tutto il personale comunale devono essere riconosciute anche i privilegi, anche le gratificazioni di carattere economico, delle quali adesso qualcuno purtroppo è stato privato per i noti motivi, perché è stata fatta una ispezione ministeriale, allora tutti quanti si sono spaventati, c'è paura, l'amministrazione è terrorizzata e non si riesce più ad andare avanti. Sbagliato. Un'amministrazione comunale competente, sempre come diceva Luigi, non si deve lasciare terrorizzare da nessuno, si prende la responsabilità delle proprie decisioni e va avanti, non si spaventa dinanzi a quello che scrivono due dirigenti del MEF. Ho fatto questa domanda a un dirigente provinciale, quindi me ne rendo conto. Io chiedo soltanto che siano tutti allineati quando c'è una direzione, un indirizzo. Certo. Diciamo, ecco, parlo adesso da ex dirigente, ormai non sono più in servizio e so bene quante responsabilità abbiano i dirigenti e quali siano a volte le difficoltà che si incontrano nel rapporto con la politica. Proprio per questo io penso che sia necessario che il sindaco e gli amministratori, io ho detto che eleggendo me non ci sarà un solo sindaco ma ce ne saranno 11, perché anche gli assessori, anche l'amministratore dell'AMIO, anche l'amministratore dell'AMAT avranno il completo dominio della loro funzione amministratrice, quindi saranno delle persone esperte, delle persone che hanno già dato prova delle loro capacità e che avranno anche la forza e la fiducia del sindaco per operare in favore della città. Questo ovviamente presuppone una sintonia con gli organi dirigenziali, che ovviamente si troveranno, qualora dovessi essere io il sindaco, come chi mi ha proposto spera, si troveranno con un loro collega, quindi con uno che conosce certi meccanismi, che sa
come fare squadra, sa come premiare, perché ci sono dei meccanismi premiali per i risultati raggiunti, ma sa anche come sanzionare chi sbaglia. Quindi, siccome io sono, permettetemi la semplificazione, uno del mestiere, cioè sono un dirigente, penso che sarà facile andare d'accordo con i miei colleghi e poter andare in porto con i progetti favorevoli allo sviluppo e al ritorno dell'antico splendore di Taranto. Bene, io sto sentendo parlare da 4 settimane e vi confesso che i candidati parlano più o meno diciamo delle stesse cose, che poi sono le cose essenziali: marineria, commercio, cultura, turismo, periferie, Mar Piccolo. Io, ecco, decoro, legalità, continuo a leggere, ma esiste una priorità di interventi? La priorità abbiamo parlato prima, e su questo c'è condivisione, penso, fra tutti, in particolare fra me e Luigi, si chiama lavoro. Il comune non dà lavoro, però il comune si può fare motore, promotore, iniziative volte a creare occasioni di lavoro, perché il lavoro è la base di tutto. Il lavoro è sancito come valore nell'articolo 1 della nostra Costituzione, quindi è utile che ce lo stiamo a ripetere. Questa è la priorità. Poi, man mano che noi andiamo avanti come candidati sindaco, chiaramente studiamo, ci andiamo a leggere la lezioncina, perché poi dobbiamo passare. Ieri abbiamo passato l'esame di architettura, è vero Luigi? Abbiamo passato l'esame di architettura e quindi abbiamo fatto un passo in avanti. Sì, qualcuno aveva da fare, aveva impegno. Poi è chiaro che i programmi sono belli. Allora, non sono programmi, sono delle idee. Io ormai, attenzione, perché poi il primo giorno che il sindaco, il nuovo sindaco di Taranto, chiunque lui sarà, andrà ad occupare quella stanza, non dico a sedersi sulla poltrona, perché io non mi siedo mai, ma avete fatto sedere, volevo stare in piedi. Vabbè. Insomma, il primo problema che gli sarà posto, che si troverà ad affrontare, mica sarà questo. Sapete quale sarà? Si è rotto il tetto della scuola elementare Lorenzini, corri a ripararlo. Oppure non abbiamo i soldi per andare avanti con la raccolta della spazzatura, cioè il quotidiano, perché si tratta di amministrare la nostra città, cioè casa nostra. Quindi naturalmente bisogna guardare a queste quotidianità che sono emergenziali e naturalmente mai perdere di vista le linee guida che ci devono orientare, perché vogliamo una città più vivibile, una città migliore, perché ragazzi, io lo dico sempre, ma non lo dico tanto per Taranto, è la città più bella d'Europa. Io a Taranto, è vero Luigi, io a Taranto ci sono solamente nato e quindi sono tarantino, certificato, anagraficamente parlando, non ho origini tarantine, ma non ho trovato una città più bella di questa, ma deve essere una città all'altezza della sua bellezza. Priorità di intervento? Sono quelle sulla vivibilità, come dicevo prima. Purtroppo la città è sporca e quindi bisognerà evitare che questo radicale. La città è disordinata e dobbiamo evitare questo. Ci sono tantissimi abusivi che mortificano i nostri commercianti, che invece sono con tanti sforzi ancora tesi a tenere in piedi le loro attività, che producono anche tanto lavoro, perché io ho visto una statistica certificata: i dipendenti del commercio tarantini sono molti di più dei dipendenti della grande industria di Taranto. Quindi ci sono queste priorità assolute, l'illuminazione. Quindi appena seduto sulla poltrona, il sindaco dovrà immediatamente dare dei segnali fortissimi su questo. Ci sono i problemi purtroppo delle blatte, ci sono i problemi purtroppo dei topi, dei roditori, cioè ci sono dei problemi che vediamo tutti e che vanno affrontati immediatamente. Cioè, questo è il primo compito del sindaco. Quello del lavoro è
un compito, che è un obiettivo importante che il sindaco deve risolvere, deve generare dei meccanismi che lo risolvano, però queste due funzioni devono andare parallelamente. Io proprio in questa emittente una volta ho detto, anzi sono stato soltanto un'altra volta, ho detto il sindaco dovrà essere anche un po' sceriffo, dico sceriffo della legalità, non sto parlando di un cowboy senza limiti, ma deve fare rispettare le norme, non solo le leggi, ma anche le norme del vivere civile che sono spesso disattese, anzi secondo me qualche volta viene addirittura incoraggiato un certo atteggiamento evasivo nei confronti del rispetto di queste norme. Faccio un'incursione sul leggero, io qui porto il sentire comune, do per scontato che Massimo Brandimarte sia stato eletto sindaco e do per scontato che Luigi Romandini sia stato. Facciamo i debiti scongiuri allora. No, io penso che sia questa una profezia. Io conosco la ringrazio, e sarà un sindaco collegiale a sto punto. Va bene, io porto il comune in questo studio. Abbiamo avuto il sindaco sceriffo, abbiamo avuto il sindaco del dissesto e abbiamo avuto anche il sindaco delle letterine. Massimo Brandimarte, a fine mandato, come vorrebbe essere ricordato? Allora, Massimo Brandimarti a fine mandato non vuole essere proprio ricordato, perché secondo me un sindaco più di 5 anni non lo deve fare, e difatti la prima cosa che io direi se fossi eletto sindaco, quindi stiamo parlando di un sogno, stiamo parlando di fiabe, va bene, pensate come se io fossi oggi Hans Christian Andersen, vabbè, allora, meno 1825 all'alba, perché tu tutto se lo sai fare, che te ne avevi prima neanche un giorno di più. Poi hai parlato di sindaco sceriffo, scusami, ma questa è roba del passato, della legalità più di 20 anni fa, ma a volte ritornano, ma comunque come diceva una vecchia locuzione, ma comunque mi fai ricordare, vabbè, voglio dire, è notizia recente che un uomo politico di questa città recentemente non candidabile da un organo giudiziario. Sì. Ragazzi, me ne dispiace, ma lo dico sinceramente, me ne dispiace, e dico qualche cosa di più, non da giurista, ma da uomo della strada. Il diritto è fatto soprattutto di coraggio, perché altrimenti diventa burocrazia, diventa notariato. Questo è. E non è poco. Prego. Anche io sono convinto che il sindaco non possa andare oltre i 5 anni dell'elezione, perché fare il sindaco non può diventare un mestiere. Sono d'accordo, il sindaco dovrà costruire una squadra, una prospettiva, quindi dei giovani più giovani di lui e altri ancora più giovani, nelle mie liste ci sono anche dei ventenni, che devono costruire il futuro con lo sguardo forte, bello, rassicurante, colto e pieno di entusiasmo dei giovani. Io vorrei essere ricordato come il sindaco che ha ridato il sorriso a Taranto. Non è poco, mamma mia, sarebbe meraviglioso, dove devo sottoscrivere? Ieri si è parlato all'Ordine degli Architetti di Blue Economy, dell'economia legata al mare, perché effettivamente è sotto gli occhi di tutti che nonostante la presenza del CNR, dell'università, le bonifiche, il disinquinamento, il Mar Piccolo, per dirne una, non ha mai dispiegato le sue potenzialità economiche. Ci ha pensato? Sì, la natura batte la tecnologia 1-0. Recuperare ad esempio il Mar Piccolo, opere di bonifica avanzatissime. Poi qualcuno ha detto tra i migliori scienziati che esistono sulla Terra, ragazzi, sapete qual è la migliore opera di bonifica del Mar Piccolo? Lasciarlo perdere. Lasciatelo stare, fate fare alla natura, ormai quei sedimenti stanno là, e se li rimuovete sarebbe anche peggio.
Naturalmente Taranto è città del mare, è qualcosa, cioè va sfruttato il mare, il Mar Grande e il Mar Piccolo. Il Mar Piccolo deve essere recuperato, lo dicevo anche ieri, ma vorrei che fosse recuperato da vicino, cioè per andare al Mar Piccolo e per svolgere sul posto attività di carattere turistico, attività di carattere ricreativo, attività di carattere velistico, non è possibile che noi prendiamo le corriere, ci organizziamo, facciamo una gita, partiamo la mattina, arriviamo la sera, oppure ci andiamo con l'elicottero, oppure via nave. Siccome ce l'abbiamo a poche centinaia di metri, io penso che da qualche parte attraverso il muraglione un varco ce lo dobbiamo pure creare, ma mica lo dice Massimo Brandimarte, lo dice lo Stato. Il decreto salva Ilva, salva Taranto del 2015, all'articolo 8 dice che deve essere valorizzata l'attività culturale e turistica dell'arsenale militare. Che cosa significa? Che la marina militare fa turismo? No, il turismo lo fa la città. Allora noi da quell'altra parte dobbiamo entrare. Poi scusate, abbiamo un Mar Grande che è meraviglioso, non è secondo a nessuno. Immaginate se un giorno noi organizzassimo, e perché non lo possiamo fare, una regata velica internazionale? Ma che cosa ci manca? Ma perché non possiamo recuperare le isole che sono le nostre? San Paolo, voi la conoscete? A San Paolo c'è un monumento funerario dedicato ad un generale francese che venne a Taranto alla fine del Settecento, tra il Settecento e l'Ottocento. Pierre Choderlos de Laclos. C'è soltanto il monumento. C'è soltanto il monumento, non c'è il morto, non fa niente. No. Ma il ragazzo una volta c'era, perché stava a Taranto Vecchio, poi di là fu traslato. Esatto. Quella via che voi attraversate facendo via Medaglie d'Oro, lo dico ai tarantini che ci stanno ascoltando, e poi la cosiddetta via Laclos, beh, via Laclos è in realtà via Laclos, perché è il cognome di un generale francese che tra la fine del napoleonico, tra la fine del Settecento e l'Ottocento, venne a Taranto, mandato in missione, al si stabilì. Di San Francesco. Bravo, perché ovviamente si stabilì, perché quella era la città dell'epoca. Scriveva delle letterine all'imperatore e diceva: ragazzi, io sono arrivato a Taranto, una città bellissima, la più bella città che abbia mai conosciuto in Europa, però vi devo dire una cosa, è sporca. È troppo, ma perché è così sporca? E l'AMIU non funzionava neanche allora. Questa, meno male che i microfoni stanno spenti. Luigi, sì, appunto, di questa blue economy. Allora, il mare, ecco, noi, la mia campagna elettorale, il mio programma, meglio, ha tre titoli. Innanzitutto la salute, prima di tutto, e poi la valorizzazione del turismo, del commercio, della cultura e soprattutto Taranto città di mare. E quando parliamo di città di mare, Taranto città di mare, noi parliamo proprio di una identificazione di Taranto con il mare. Noi, oltre alle enunciazioni che ha fatto prima Massimo, quindi la valorizzazione del Mar Piccolo, il Mar Grande che può essere uno scenario ideale per regate tutto l'anno, è provato ed è misterioso che questo non sia ancora avvenuto, noi prevediamo tra l'altro anche un nuovo lungomare a Taranto che esiste già, è quello che va da San Vito alla Monreva, San Francesco, dove saranno pure attrezzate delle zone per l'attracco e una serie di servizi che dovranno rendere anche quella zona particolarmente amena. Oltretutto prevediamo anche finalmente l'attuazione del cosiddetto piano delle coste, che permetterà di valorizzare anche l'isola amministrativa, che è uno dei posti più belli anche qui del mondo, esagero, non solo dell'Europa, perché l'isola amministrativa di Taranto tutti la conosciamo, è un po' lontana dal nostro centro storico, del resto noi abbiamo un'estensione, ieri gli architetti ci hanno detto che addirittura Taranto come estensione in Italia è seconda solo a Roma. Sì. Soltanto a Roma, quindi è incredibile a saperla, pare che sia sentirla. Più grande di Los Angeles addirittura, questo mi ha stupito, ma siccome l'ha detto gente che ne sa più di me, ci devo credere. Quindi il mare è saltato in tutte le sue connotazioni, anche, e direi forse soprattutto quella gastronomica, perché noi dobbiamo sostenere moltissimo il brand dei nostri frutti di mare, il brand del sapore di mare, che a volte
si avverte in alcune passeggiate. Quindi tutto questo è un sistema complesso che va rivitalizzato. Secondo me basterebbe che il sindaco lasciasse sprigionare tutte le energie, tutte le iniziative che abbiamo visto in questi ultimi anni pronte a nascere, che magari sono state un po' soffocate, per fare veramente una rivoluzione straordinaria all'insegna del mare. Bene, io vi ringrazio perché abbiamo sforato il tempo che avevamo a disposizione, vi ringrazio perché siamo riusciti a dirci un sacco di cose. C'è qualcuno dunque un pensiero? No, no, non riesco a leggere di qua. Un pensiero sull'avversario, sì. Addirittura anche da dietro la regia suggeriscono le domande. Un pensiero sull'avversario. Allora ragazzi, sappiate che il dottor Luigi Romandini è un mio carissimo amico e io mi vanto di essere suo amico, perché è un ragazzo di grande spirito goliardico, una persona seria, una persona molto competente, una persona ottimistica e positiva, e la positività secondo me è la migliore ricetta per far rinascere questa città. Grazie. Bene. Io su Massimo Brademarte cosa posso dire? Posso dire il doppio delle cose belle che lui ha detto di me, anche perché non mi sbaglio, vale sicuramente molto più di me come umanità, come spirito, come intelligenza, come voglia di fare. Tuttavia spero di batterlo alle elezioni, di essere io il sindaco e chissà di nominarlo mio vice sindaco. Benissimo, bene. Abbiamo finito la trasmissione come l'avevamo cominciata, veramente sull'onda della simpatia, della goliardia, del rispetto reciproco. E magari tutte le altre andassero così come questa. Vi ricordo solamente che il nostro editore sta mettendo a punto una serata, una assemblea pubblica, un momento comunitario. Vi comunicheremo la data e il luogo. Si parla della terza decade di maggio, o il 20 o il 27 di maggio, o il 21 o il 28, adesso non ricordo, ma è giù di lì, perché appunto il nostro editore vuole mettere tutti i candidati a sindaco sullo stesso palco. E il maggio tarantino, la primavera tarantina, ma ben venga, cioè parliamoci, diciamoci tutto, perché è il momento e questa città deve ripartire alla grande, deve risollevarsi e deve, come hanno detto i nostri due interlocutori oggi, deve guardare al futuro con ottimismo e con un sorriso sulle labbra. Grazie a voi per l'attenzione, grazie a Massimo Brandimarte, grazie a Luigi Romandini, mi auguro che tutte le trasmissioni siano così. Arrivederci a tutti, alla prossima, grazie.